bentornati sul nostro canale, io sono Diana e oggi prepariamo insieme una ricetta che secondo me vi lascerà a bocca aperta. Vi dico già che si fa con un ingrediente solo ed è una ricetta che sta spopolando proprio il web e quindi io ho deciso di provarla e di proporvela. Mi raccomando, state con me fino alla fine perché questa ricetta è esattamente ciò che cercate se non potete mangiare le uova. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, in questo modo ci date una mano enorme a crescere questo canale di ricette, anche perché qui su questo canale tutto è possibile, senza glutine e senza latticini. Allora, qual è questo ingrediente segreto della ricetta di oggi? Le lenticchie rosse. Siete stupiti? Ma com'è possibile fare una ricetta solo con le lenticchie? Adesso ve lo dico. Allora, praticamente cosa dobbiamo fare? Mettere in ammollo le lenticchie per circa 2 ore. Io le ho lasciate in realtà anche tutta la notte e poi le frulliamo e magicamente otterremo questa pastella simile a quella delle crepe. E poi possiamo aggiungere del sale oppure aromatizzare la pastella come vogliamo e poi cuociamo queste magnifiche crepe che vedrete quanto sono elastiche, potete veramente arrotolarle, piegarle e non si romperanno, ve lo assicuro. Allora, io le ho già messe in ammollo, come vi ho detto prima, e adesso vi dico le dosi. Ho usato 200 g di lenticchie rosse decorticate e per quanto riguarda l'acqua ho messo 550 g. Ho modificato un po' le dosi perché la consistenza, avendole provate ieri, non mi convinceva molto, quindi ho aggiustato un po' la dose dell'acqua. Adesso non ci resta che frullare il tutto per ottenere la nostra pastella e io utilizzerò un frullatore come questo, però va benissimo anche un frullatore a immersione. Il mio è un po' debole come potenza e quindi è meglio utilizzare questo perché dobbiamo ottenere una pastella perfettamente liscia, mi raccomando, senza pezzettini di lenticchie o grumi, eccetera. Quindi dovete usare un frullatore che frulla benissimo. Ovviamente prima di metterle in ammollo ho sciacquato le lenticchie. Quindi adesso andiamo a frullarle. E voilà, frulliamo. Ok, io direi che ci siamo. Guardate quanto è bella liscia la pastella. Wow. Allora, guardate che consistenza fantastica. Sembra proprio la pastella delle crepe tradizionali, però qui non c'è l'uovo, non c'è niente, ci sono solo lenticchie e acqua. Wow. Adesso vediamo un attimo come saranno quando le cuoceremo. Ora insaporiamo la pastella con dell'origano. Un cucchiaino più o meno e anche del sale. Qui potete usare in realtà le spezie che vi piacciono, non so, la curcuma, il curry, paprika dolce, scegliete voi, qualsiasi spezia che vi piace, erba aromatica va benissimo. Ora siamo pronti per cuocerle. Allora, padella pronta, ben calda. Poi prendiamo dell'olio, usate l'olio d'oliva, l'olio di semi di girasole, quello che vi piace di più, pennello e andiamo a spennellare come per le crepe normali, insomma, un velo d'olio, non tantissimo, mi raccomando. E ora arriva la parte critica, no scherzo. Ora, mi raccomando, mescolate bene la pastella, se l'avete lasciata da parte per un attimo, perché altrimenti la parte acquosa tende a separarsi un po' dalle lenticchie, insomma. Quindi mescolate sempre prima di fare le crepe e poi prendete un mestolo, non troppo pieno, insomma, un mestolo normalissimo e andiamo a creare la nostra crepe. Ora qui, non essendoci le uova, dovete essere un po' più delicati. Ovviamente vi sconsiglio anche di usare una padella troppo grande, altrimenti poi fate fatica a girare le crepe e potrebbero spezzarsi mentre le girate. Quindi usate una padella piccola come la mia è circa 20 cm di diametro, ecco, 20-22 cm.
Allora, è arrivato il momento di girarla. Io so che qua mi scriverete: mi si è spezzata, aiuto, mi è venuto uno schifo. Allora, non abbiate fretta, mi raccomando. Io la sto facendo cuocere da almeno 3 minuti e deve veramente cuocere benissimo ai lati e poi dovete essere delicati nel girarla. E adesso vi faccio vedere. Allora, vedete tutte queste bollicine che si sono create? Bene, questo è segno che la crepe può essere girata e soprattutto andate con la vostra spatola a staccare i bordi leggermente. Ecco, vedete com'è? Ciò vuol dire che possiamo girarla con sicurezza. Mentre per il primo lato, quindi per la prima cottura, ci vanno più o meno 3 minuti, quindi un po' di più, per il secondo lato, cioè quando la girate, ci vogliono veramente pochi minuti, cioè in realtà no, pochi secondi, 10-15 secondi, poi ve ne accorgerete che insomma è perfettamente cotta. Quindi la togliete, la fate raffreddare, intiepidire, comunque potete mangiarla anche calda e voilà, la prima crepe è pronta. Comunque io sono senza parole perché non ci sono uova, non ci sono addensanti particolari, eppure guardate, cioè è fantastico. Con queste dosi otterrete circa 10 crepe e le mie sono pronte per farcirle, ma prima voglio mostrarvi quanto sono elastiche, una cosa pazzesca. Guardate, potete piegarle come volete, che meraviglia, potete anche arrotolarle e ragazzi non c'è uovo, non c'è glutine, cioè sono veramente fenomenali, provatele. Ovviamente non sono super fini come quelle con le uova, però comunque non so, c'è qualche millimetro in più, ma nulla di che. Comunque una volta farcite sono la fine del mondo. Allora, per farcire abbiamo rucola, del tacchino, pomodori freschissimi direttamente dall'orto e maionese fatta in casa, anche questa è senza uova. E se volete la ricetta basta che andate sul nostro profilo Instagram, perché è l'ultima ricetta che abbiamo caricato. Si fa veramente in 30 secondi questa maionese ed è buonissima. E adesso farciamo. Comunque su Instagram ci trovate come Diana e Alessio, seguiteci anche lì. Quindi partiamo con uno strato di maionese che io tra l'altro ho arricchito con dell'erba cipollina e dell'aglio in polvere, quindi andate a vederla la ricetta perché è veramente veramente facile e buona. Poi proseguiamo con le nostre fettine di tacchino, una manciata di rucola. Ovviamente anche qui potete usare quello che vi piace, sfruttate i colori dell'estate che sono bellissimi, quindi peperone, cipolline, insomma quello che amate di più di questa stagione. E poi finiamo con le fettine di pomodoro. Ed ecco qui pronte le nostre crepe. Ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete. Io mi sono divertita tantissimo nel farla e ho provato insomma a non farvi passare troppo tempo ai fornelli, visto che siamo comunque in un periodo abbastanza caldo, però avete visto che comunque si preparano in poco tempo e ci vuole veramente una cottura minima e avrete così pronto un pranzo delizioso o perché no una colazione salata. Come sempre io vi invito a iscrivervi al nostro canale, ci fa sempre piacere essere supportati da voi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste crepe, se le farete, e ci vediamo nel prossimo video.